Buongiorno, io mi aggancerò sicuramente ai temi economici che sono diciamo al centro di questo, di questa riunione, diciamo. Però tenderei a porre maggiormente l'attenzione sui cammini e su ciò che c'è intorno ai cammini, perché non dobbiamo immaginare un cammino come una cosa isolata sul territorio. Prima faccio qualche riferimento. Noi diciamo conosciamo, credo tutti, abbastanza bene l'economia che ci ha retto fino adesso e che tutto sommato ci regge ancora, ammesso che regga, che si basa sul consumo di massa. Cioè senza il consumo di massa non c'è flusso monetario, senza il flusso monetario non c'è l'economia. Questa è una delle ragioni dei tanto citati flussi umani dall'interno del paese verso le città. Adesso si parla tanto di sostenibilità e si parla di economia circolare, perché sono dei termini diventati quasi sinonimi. Qual è la differenza sostanziale? Che ciò che prima si consumava e si buttava via con grossi problemi e che veniva fatto per essere buttato via, adesso si immagina di poterlo riutilizzare. Però attenzione, perché il riutilizzo non è nello stesso modo. Cioè io ho questa maglia è sintetica, quando la ricicleranno e se arriveranno a produrre maglie riciclabili, probabilmente non produrranno altre maglie, ma produrranno altri oggetti. Questo riciclo favorisce una rotta inversa di quella che abbiamo seguito finora, ovvero sia fino ad ora noi col consumo siamo andati verso l'omologazione, cioè per poter consumare tanta roba in tanta gente, quello che si consuma deve essere uno e tanti devono volere sempre quell'oggetto, allora quell'oggetto costa poco e si vende tanto. Questa cosa ci omologa, nel senso che tutti quanti abbiamo sempre quell'oggetto e questo condiziona la nostra cultura, che si sta omologando in effetti in tutto il mondo. Chi viaggia molto nel resto del mondo sa che trova più o meno le stesse cose che trova da noi, mentre chi viaggiava un tempo trovava la diversità. L'economia circolare favorisce la diversità. Ora veniamo a noi. Stiamo parlando di due cose diverse. Infatti all'interno del Club Alpino Italiano abbiamo distinto ruoli per fare queste due cose diverse. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di escursionismo, perché sui cammini e sui sentieri vanno gli escursionisti. E nella accezione del CAI escursionismo non ha 10 milioni di definizioni. Escursionismo è uno solo. Si gira sui sentieri con le risorse muscolari della persona. Poi si possono usare le gambe, risorse muscolari, si possono usare la bicicletta, risorse muscolari, si può usare anche il cavallo, risorse muscolari, ma non si possono usare i motori. Questo è un punto di vista che non tutti accettano, però quando parlo io di escursionismo intendo questo. Escursionismo, bene. Sull'altro fronte l'escursionismo si esercita con delle infrastrutture e i sentieri sono l'infrastruttura principale su cui si svolge l'escursionismo. Cosa sono i sentieri? Non ve lo sto a dire, andate a leggervi le definizioni, l'unica universalmente accettata è quella del codice della strada, poi ce ne sono altri 10 milioni. Prendiamo quella del codice della strada, quindi percorso che si forma naturalmente dal transito di uomini e animali. Anche quello va preso con le pinze, perché quando transita un animale calpesta e fa un tracciato. Quando ci va l'uomo, prende le forbici, taglia gli ostacoli e fa un tracciato. Quindi non è più il naturale formarsi per il passaggio di uomini e animali, sebbene in senso lato potrebbe anche essere considerata così. Quindi c'è un lavoro sul sentiero. Il sentiero non c'è senza quel lavoro. O meglio, noi abbiamo una quantità di sentieri
industriale sparpagliate per l'Italia, lasciati dai nostri antenati, che adesso non siamo più in grado di ritrovare perché la natura ha fatto il suo corso e li ha ricoperti. Non è che sotto non ci sono, ci sono ancora, però chi li trova? Questo è uno dei lavori che ha fatto il Club Alpino Italiano, ricercare i percorsi che potessero essere adattati ad una fruizione odierna, che è naturalmente diversa da quella dei nostri antenati. Trovato questo, cosa è nata? È nata una rete. Senza quella rete non avremmo nessun cammino in Italia, perché i cammini non sono un'infrastruttura base, la sua infrastruttura base è la rete. Sulla rete, prendendo parti della rete e collegandole tra di loro, nascono i cammini. E i cammini sono quelli che oggi sono di grandissima attualità, perché portano i flussi di gente. Bene, le cose sono collegate tra di loro: escursionismo, cammini e rete dei percorsi escursionistici. Il Sentiero Italia, si è detto, è la madre di tutti i cammini. Beh, potremmo dire anche che è il padre di tutti i cammini, eh? Non è che è un reato, visto che noi cerchiamo di sostenere che tra i maschi e le femmine c'è uguaglianza, padri e madri si occupano comunque della prole. Quindi, nostro figlio è il Sentiero Italia. Benissimo. Qui devo fare un'osservazione. I cammini, diventati di grande attualità, hanno attivato il deleterio meccanismo italiano, per cui ciascuno vuole mettere la sua bandierina su qualcosa. Risultato finale: abbiamo uno sproposito di cammini. Questo sproposito di cammini non è efficace, dice, più cammini abbiamo più sono efficaci, più economicamente avremo un gran flusso di gente. Non è vero, anzi, oltre un certo limite di cammini succede il contrario: più ce n'è, più c'è una dispersione dei flussi antropici. Quindi noi dobbiamo pensare che il numero dei cammini ha un limite, e questo limite in qualche misura lo dobbiamo rispettare. Dobbiamo anche pensare che i cammini per definizione sono lunghi. Voi, il cammino più diventato più famoso è il Cammino di Santiago, è lungo, prende due stati europei addirittura. Il Sentiero Italia è lungo anche quello. Quante persone vi immaginate che possano partire da Capo Nord, come è stato citato dal collega della FIE, fino a Capo Passero? Sì, qualcuno ci sarà, diventerà anche famoso per avere fatto questo, ma la maggior parte della gente ne farà dei pezzi. Quindi noi dobbiamo avere i cammini lunghi quanto sono, perché qualcuno li faccia, quel qualcuno attizza la fantasia di tutti gli altri che ne faranno dei pezzi. Questa è la logica economica, perché non possiamo evadere dal concetto di massa. Se non c'è un flusso massivo, non c'è l'economia, c'è poco da fare. Allora, e qui arriviamo al dunque. Siccome la maggior parte di noi ha capito questa cosa, allora ci sono autorità, ci sono tecnici che si mettono a progettare i cammini, qui, là, su e giù. Benissimo, benissimo. Si progetta il cammino, si trova qualcuno che lo finanzi, si realizza il cammino. E poi che succede? Poi succede che se il cammino non lo si mantiene al livello che si è riuscito a raggiungere attraverso questi progetti, tutto il suo scopo crolla. Perché immaginatevi di andare in giro per un cammino e non riuscire a percorrerlo, andare in giro per un cammino e non trovare i servizi essenziali, perché vi dovete fermare a dormire da qualche parte e non c'è nessun posto. Quindi è evidente che se non si provvede al dopo la prima fase di realizzazione del cammino, non andiamo tanto in là sotto il profilo economico. Questa fase successiva è quella che si chiama manutenzione. La manutenzione non è in capo a un soggetto specifico. Voi considerate che il territorio è di competenza degli enti territoriali
E gli enti territoriali, proprio come competenza, dovrebbero avere la manutenzione del territorio. L'ubriacatura degli ultimi 80 anni ha indotto gli enti territoriali ad abbandonare i territori. Salvo eccezioni, noi riscontriamo questo abbandono ovunque, abbandono di manutenzione dei territori. Ne sono testimonianza, frane, crolli, strade portate via, di tutto, ponti che cascano, di tutto di più. La manutenzione è sempre molto, molto trascurata nel nostro Paese. Credo che se stiamo parlando di cammini bisognerebbe ricordare che la manutenzione deve essere inclusa dentro il progetto di realizzazione di un cammino. Quando si progetta un cammino bisogna progettarne anche il futuro del cammino, altrimenti non si va lontano, diventa un boomerang. Lo straniero che viene qui e vede tra la marea di cammini che ci sono tanti cammini che non funzionano, torna a casa e dice: ma quelli lì sono dei bazzurloni, scusate se uso un termine dell'Emilia Romagna, per capire che insomma gente su cui non si può far conto. Ma una nomea di questo genere sparpagliata per l'Europa fa un danno di cui non riusciamo nemmeno a immaginare l'entità. Ora, chi la fa la manutenzione attualmente? Facciamo un distinguo tra la stragrande maggior parte degli enti territoriali italiani e qualche eccezione, perché nella stragrande maggioranza dei casi la manutenzione la fanno dei volontari. La manutenzione fatta dai volontari è una preziosa base di ogni cammino. Senza quella probabilmente il cammino non regge, però ha dei limiti. Il volontario non ha soltanto da andare a fare la manutenzione del sentiero, c'ha da fare la sua vita, da occuparsi della sua famiglia e da fare il suo lavoro. Quindi arriva fino a un certo punto, diciamo che può provvedere entro certi limiti alla manutenzione ordinaria. Bene, e quando il sentiero è crollato, chi lo ritira su? Che è una situazione straordinaria. Questo non lo può fare il volontariato. Al massimo il volontariato è in grado di dirlo: guardate, siamo andati sul sentiero, sul cammino Sentiero Italia, abbiamo trovato che è franato. A chi lo dice? All'ente territoriale. Si stabilisce un rapporto tra il volontario e l'ente territoriale. Ora, questo rapporto è uno strano rapporto di amore e odio, detto tra di noi. Perché? Perché il volontario vorrebbe giustamente essere considerato per quello che è. È un cittadino che spende dei propri soldi, delle proprie energie, del proprio tempo, a discapito dei propri interessi, per la collettività. L'ente territoriale che cos'è? È l'ente preposto agli interessi della collettività. Dunque, l'ente territoriale dovrebbe avere in palma di mano il volontariato. Ma attenzione, che ci sono delle altre realtà sul territorio e sono le realtà economiche. Ora, io sono un volontario. Il volontariato è assolutamente un pregio assoluto. Non può arrivare dappertutto, quindi occorre coinvolgere le realtà economiche. Per coinvolgere le realtà economiche ci vuole dell'economia, cioè dei soldi che girino. Altrimenti questi non si coinvolgono, dicono: sai che ti dico? Se devo andare a fare un lavoro che tu non me lo paghi, io me ne sto a casa. Quindi questo è esattamente un lavoro dell'ente territoriale. Deve saper utilizzare il volontariato per quello che può dare e deve saper coniugare l'attività del volontariato con quella del mondo professionale. Questo è determinante sul Sentiero Italia, altrimenti non riusciremmo a tenerlo in piedi come non siamo riusciti per 20 anni, insomma, no? Quindi è fondamentale questo passaggio. Cosa succede attualmente? Attualmente abbiamo Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Comunità Montana della Valtellina, qualche parco nazionale, i quali fanno questo lavoro che ho detto con ottimi risultati, perché sul loro territorio le cose sono in ordine. Tutto il resto non fa così. Gli enti territoriali se ne fregano, scusate il termine, al di là della retorica dei convegni non si interessano proprio.
ci dicono che questa è un'infrastruttura importante, che la rete dei percorsi è importante, che i cammini sono importanti. Quando è il dunque, crolla il cammino e resta crollato, più o meno. Non solo, ma le piccole aziende di forestazione sono proprio quelle realtà dell'interno del nostro paese che vengono sistematicamente trascurate rispetto a quelle aziende che operano con le città. Quindi, secondo me, dovrebbe essere interesse degli enti locali la valorizzazione e la promozione di queste realtà economiche locali impegnate in una infrastruttura che, attenzione, non è priva di impatto ambientale, quindi non è sostenibile al 100%, però è quello che di più sostenibile abbiamo per tenere in piedi comunque le economie locali. Questo ci richiederà del tempo. Se i flussi di gente che ci sono stati quest'anno in seguito del Covid continueranno ad esserci nel nostro paese, penso che questo sarà un incentivo per migliorare questa situazione di adesso. Io lo spero, non sono sicuro che sarà così, perché finita la paura del Covid, come reagiranno le persone è nella mente del futuro, no, nella mente del destino. Ma chiuderei questo discorso in questo modo. Bisognerebbe smettere nel nostro paese la cultura dei campanili, ma io dico di più, non solo nel nostro paese, nella nostra associazione noi dovremmo smettere la cultura dei campanili. Significa dire che se non ci rimbocchiamo le maniche tutti quanti, ognuno per una piccola parte, quella che è in grado di fare, noi non possiamo andare avanti, ci blocchiamo a vicenda. Esempi: per realizzare il Sentiero Italia, ovviamente abbiamo attraversato tanti parchi nazionali, tanti, sì, ne sono rimasti fuori solo 3 o 4, insomma, ecco, ne sono rimasti fuori perché non si può fare un cammino che gira dappertutto, no? Perché all'escursionista non gli puoi dire tu fai un percorso e invece di fare il più breve devi fare il più lungo, solo perché devi passare là. Quindi alcuni parchi sono rimasti fuori, ma la maggior parte sono attraversati dal Sentiero Italia. Benissimo, ci sono non pochi parchi che per campanilismo di ente territoriale, che è una cosa indecente, impediscono al volontariato di lavorare sul campo, e quello significa che quei pezzi del Sentiero Italia sono quelli messi peggio. Allora bisogna dire che l'accordo che il CAI ha preso con la FIE per andare incontro a un problema segnaletico che poi abbiamo risolto è il primo di un qualche cosa che dovrebbe coinvolgere tutti i vari campanilisti di ciascun cammino, perché ogni campanilista di ciascun cammino che vuol fare? Metto la mia targhetta col mio colore, col mio simbolino, con lo stracavolo di Buddha, col risultato finale che non si capisce più niente quando questi cammini si sovrappongono. Io vengo dall'Emilia Romagna, il crinale appenninico dell'Emilia Romagna è percorso da 7 cammini e ne stanno nascendo altri 2, ciascuno con la sua segnaletica. Adesso abbiamo deciso che, senza chiedere niente a nessuno, prendiamo tutte le segnaletiche, le buttiamo nel rusco, scusate, uso un termine, non so se voi lo capite, nell'immondizia, e mettiamo solo i cartelli di direzione e poi una targhetta sulla quale mettiamo tutti i loghi di tutti i cammini che passano da lì. In questo modo, senza deprimere nessuno o dare primato a nessuno, però si razionalizza un po' e si riduce l'orribile diffusione della segnaletica personalizzata. Io sono molto coinvolto in questo discorso di uniformità della segnaletica, ma più di me dovrebbero essere coinvolti proprio gli enti territoriali, perché un territorio riempito di vernici di tutti i colori, di cartelli di tutti i colori, di tutte le fogge, dimensioni, eccetera, eccetera,
non è un territorio bello da vedere quando ci si cammina. Se noi vogliamo la bellezza, dobbiamo curarla anche nel manufatto, cioè in quello che facciamo noi con le nostre mani. Grazie.